Nonostante ci siano veterani della politica, il primo consiglio comunale dopo le elezioni di Pescara ha visto sindaco e consiglieri un po' come l'apertura dell'anno scolastico tra selfie, abbracci e strette di mano. Gli scranni di Palazzo di Città si sono riempiti tra esponenti di maggioranza e opposizione. In una sala del consiglio comunale gremita, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, al suo mandato bis, ha giurato in apertura l'intervento del consigliere Pettinari sulla possibile incompatibilità del consigliere Di Matteo, consigliere anche dell'ACA, ma il segretario generale ha scongiurato tale ipotesi. Si è proseguito poi con il dibattito e il sindaco, accanto ai due assessori già ufficializzati Sulpizio e Martelli, ha indicato e nominato anche gli altri assessori. Si è raggiunta la quadra Toppetti, Carota, Zamparelli, Pignoli, Seccia, Orta, Cremonese. Presidente del Consiglio è indicato Gianni Santilli. Ma è sempre un'emozione il primo consiglio comunale perché cominciamo una nuova avventura, una consigliatura che comunque ci porterà verso una nuova città, quindi ci sono molti motivi per essere emozionato e soprattutto per ringraziare le tante persone che mi hanno votato e che mi hanno permesso di vincere al primo turno insieme alla grande squadra, così le tante persone che si sono impegnate per me, a cominciare dai candidati, da quelli che ci hanno creduto, dagli amici, tante persone che hanno contribuito a questo grande risultato e quindi l'impegno che assumo io di fronte alla città di Pescara è di continuare con grande determinazione, con grande convinzione e soprattutto con un'attività piena. Questa è una città che si sta collocando in un'altra dimensione, più internazionale, e noi proseguiremo su questa strada per fare in modo che la qualità della vita della città possa essere sempre più alta. E mentre nel dibattito c'è il botta e risposta tra maggioranza e opposizione, si pensa agli assessori. Oggi io comunicherò quali sono gli assessori, non ho potuto nominarli oggi perché per questioni tecniche non sarebbe stato possibile sostituirli perché ci sono degli adempimenti da fare, ma subito dopo il consiglio li nominerò, ma la giunta è già operativa. Ieri anche abbiamo approvato delibere importanti. La legge parla di un numero massimo di assessori, non parla di un numero minimo, quindi questa attività di collaborazione del sindaco da parte degli assessori può essere svolta da un numero massimo, ma non da un numero minimo. Seccia o Croce? Per rispetto di tutti lo sentirete da me nella posizione da sindaco in consiglio quando comincerà il consiglio. Presidente, scontato Santilli. C'è un'indicazione della maggioranza su Santilli, sono certo che sarà eletto, è una persona di grande esperienza, di grande qualità, che conosce la macchina amministrativa, da tanti anni c'è in consiglio, l'ho avuto come ottimo assessore e quindi mi dispiace adesso non averlo più assessore, ma svolge un altro ruolo che è altrettanto importante. All'interno della giunta, come detto, Seccia ha avuto la meglio.